Momenti intensi e di forte commozione si sono vissuti nel pomeriggio di martedì presso la parrocchia Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Varco Nutarercole di Sassano, dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dei lavori di ampliamento che hanno interessato il presbiterio della chiesa e la realizzazione del nuovo altare del nuovo ambone, oltre che della base per il cero pasquale. Un piano di lavoro voluto fortemente dal parroco Don Carmine Tropiano e al quale hanno lavorato l'ufficio tecnico della diocesi di Teggiano Policastro con l'architetto Marco Ambrogi e l'artista di Sala Consilina Antonio Aumenta. Numerosi fedeli che hanno voluto partecipare alla Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Antonio De Luca e concelebrata dai parroci della Forania di Teggiano Sala Consilina. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il vice sindaco Antonio D'Amato, il maresciallo della stazione Carabinieri di Sassana Antonio Sirsi, la banca Montepruno con il direttore generale Michele Albanese, che non ha esitato ad offrire il suo contributo per la realizzazione dell'opera, e l'associazione In Cammino con Padre Pio presieduta dall'avvocato Rosa Lefante, che ha dato sostegno all'iniziativa. Un momento di forte commozione si è provato quando il cancelliere vescovile Don Bernardino Abbadessa ha letto alla platea presente il decreto di consegna dei lavori alla comunità parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria. Il ripristino dell'altare, che era stato con il tempo manomesso, la ricomposizione della mensa con attività di particolare pregio degli artigiani del posto, l'ambone da cui si annuncia la parola di Dio, il portacerio pasquale, sono i lavori con i quali vogliamo stasera dare inizio alla Settimana Santa. Il parroco Don Carmine ha fermamente voluto la risistemazione dell'area presbiterale, dell'area liturgica, per cui con l'aiuto della diocesi, dei fedeli, si è riusciti a portare avanti e a ultimare questa progettazione. Allora, l'idea è partita innanzitutto dalle tre formelle dell'altare maggiore, quelle che si vedono a fianco al tempietto di tabernacolo, che sono state l'idea ispiratrice per la creazione della mensa dell'altare. L'ambone, la stessa cosa, presenta tre formelle però disposte in verticale, e la base per il cero pasquale va a ripercorrere quella che è l'idea diciamo un po' ispiratrice dei ceri pasquali di età medievale, quindi l'ottagono, che è il simbolo particolare legato al battesimo, con l'alternanza appunto di tessere mosaicate d'oro ad altri elementi di adintarsio. Il mio impegno è stato quello di abbinare i marmi all'altare maggiore, perché decenni di anni a trovare i marmi similari non è facile, però pian piano siamo riusciti a realizzarlo, quello che vedete. Un grazie va a Don Carmine, è venuto tutto da lui. Le chiese, come almeno tutti sappiamo e riconosciamo, sono state costruite non tanto come monumento a Dio o all'uomo, ma come luogo dell'incontro sacramentale, quindi segno del rapporto di Dio con una comunità. Per questo, dicevo, ecco il perché, per questo tra assemblea, celebrante ed edificio, nel quale avviene la celebrazione, in particolare l'altare, mensa del pane e ambone, mensa della parola, quindi sussiste un legame profondo. E allora la celebrazione della liturgia cattolica è tutt'altro che indifferente all'architettura e viceversa. L'architettura di una chiesa non, rimane indifferente alla liturgia che vi si celebra.